Abbiamo assoldato i ragazzi a casa universitari per la distribuzione dei pacchi viveri, per la consegna dei pacchi a domicilio. Grazie a un lavoro certosino con le associazioni dei senza fissa dimora, siamo riusciti ad attivare anche alcuni senza fissa dimora che si sono messi a disposizione della città. Cioè, in un discorso di mi hai dato, ti do, no? Ed è stato sorprendente anche vedere la velocità con il quale. Dici, allora ho lavorato davvero con tanta fatica anche in passato, ma ci sono i frutti che si possono verificare concretamente rispetto a una città che si dà una mano per ricominciare. E io penso che siano stati questi degli esempi molto, molto importanti. Succede che dentro a un dormitorio mi capita un COVID positivo. Non ce la, cosa facciamo? Nel tempo di, le assicuro, anche lì contabilizzato 2 settimane, accordo con tutti gli ospedali cittadini, con l'ATS, con il terzo settore, con questo gestore di questo cascinale bellissimo, la cascina Maggia, la cascina una casa per tutti, per chi non ha un posto dove fare la quarantena. E abbiamo scoperchiato anche lì una realtà che per carità, diciamo, Brescia è molto sensibile al tema dei senza fissa dimora, ma non avere nemmeno un posto dove poter fare la tua malattia è veramente terrificante, no? C'è tutto il tema delle badanti prive, dell'anziano morto per Covid, dove vanno? Covid positive anche loro. E quindi l'organizzazione di questo servizio ha posto, diciamo, dei presupposti per dire probabilmente anche rispetto ai secondi livelli di accoglienza per le persone senza fissa dimora, questo è un pensiero che ci dovrà accompagnare, soprattutto per questi lavori precari che saltano con niente, non c'è la possibilità del ritornare a casa, che cosa fanno? Dove vanno? Cioè, se non vogliamo ripopolare le strade di senza fissa dimora, dobbiamo probabilmente riprogrammare dei servizi di accoglienza e di seconda accoglienza che possano, diciamo, e anche lì penso che la strategia, quindi che cosa si può fare? Rinforzare queste modalità di lavoro sinergico tra pubblico e terzo settore, organizzato, quindi terzo settore, cooperativa e associazionismo, in modo che si possano sentire riconosciuti dal pubblico,